Protagonisti della sfida di oggi, Omar, vittoria pesantissima questa. Sì, una vittoria molto importante dopo una serie di risultati negativi, ci voleva, soprattutto con il derby, vincere così è bello e adesso bisogna continuare così. Qualche settimana fa dicevamo il Kaduri bene, manca il gol, adesso ci ha preso gusto anche con il gol. Sì, spero di continuare così e fin quando aiuta la squadra a ottenere i punti sono contento, è sempre bello segnare, quindi spero di continuare così fino alla fine. Tra l'altro stai giocando, insomma, stai crescendo, stai appunto anche segnando. Quanto avevi bisogno di ritrovare queste sensazioni? Ah, è ovvio che mi mancava queste sensazioni, giocare tante partite di fila. E niente, io come ho sempre detto devo molto all'Empoli, quindi do il massimo qua per ottenere la salvezza. Con mi sta raggiungendo. oggi è veramente festa. Senti Omar, la sensazione della tribuna è che nonostante un momento particolare per la squadra, no? qualche contestazione, però l'abbiate giocata questa gara con la testa libera, cioè siete scesi in campo per dire giochiamola, come va diamo il 100% e poi alla fine comunque andiamo a prenderci l'applauso. L'avete preso doppio perché ci avete regalato il derby, sai che il derby è la partita con la P maiuscola. Sì, soprattutto il primo tempo, penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo avuto occasione da gol, magari il secondo tempo siamo calati un po' fisicamente e anche tatticamente penso che siamo abbassati un po' troppo, però contro una squadra che gioca un bel calcio è anche difficile andare a pressarli alti, quindi l'importante era sempre rimanere in partita, come ci ha detto mister anche prima della partita. Ha detto che lui aveva vinto un derby al 94esimo, quindi ha detto di aspettare fino all'ultimo, di sempre rimanere in partita, è quello che abbiamo fatto e alla fine siamo riusciti a vincerla all'ultimo minuto. Adesso immagino che anche insomma il clima nello spogliatoio sia decisamente migliore, non perché poi non lo fosse, ci mancherebbe, però servivano questi punti, serviva a rimettere anche un po' di distacco dal Crotone per dimostrare che questa salvezza è nostra, è veramente nostra. Sì, ci serviva un risultato positivo, anche se il gruppo è sempre stato tranquillo, però ci serviva un risultato perché penso che non possiamo farci riprendere dal Crotone. Con tutto il rispetto per il Crotone, penso che giochiamo un miglior calcio, abbiamo una squadra migliore, meritiamo noi di rimanere in Serie A, però tocca a noi dimostrarlo. Adesso siamo a più 5 e non bisogna... Forse ci serviva una vittoria del Crotone che si è avvicinato un pochino di più per metterci un pochino più pressione e abbiamo fatto vedere che non eravamo morti e che adesso bisogna continuare così. Chiedo l'ultima cosa, con lui è stata una scelta importante. Noi stiamo vedendo un grande giocatore che sta dando una grande mano a questa squadra, ma anche per te serviva questa esperienza? Sì, io non ho mai dubitato della mia scelta, anche se come ho detto era un momento un po' difficile a livello di risultato, ma so che posso dare tanto all'Empoli e so che l'Empoli può darmi tanto, quindi adesso l'obiettivo di quest'anno soprattutto è la salvezza, poi l'anno prossimo avrò un pochino più obiettivi personali.